Buongiorno a tutti, bentrovati come sempre, siamo qui per darvi le ultime notizie in stile nerazzurro con una situazione che preoccupa, però non dobbiamo neanche fare dell'allarmismo, ci teniamo assolutamente con i piedi per terra, con le dita incrociate, sperando che la situazione migliori e che soprattutto non escano fuori nuovi positivi anche nell'Inter. Ieri i numeri sono cresciuti a più di 4.000 i contagiati, però bisogna anche dire che rispetto a marzo, quando c'erano numeri simili, i tamponi effettuati erano veramente molti, molti meno, e dunque con un virus che ha anche perso di forza e viralità e una percentuale di positivi che rimane molto bassa, e dunque incrociamo le dita per tutta questa situazione, però testa sempre sulle spalle, con la possibilità anche di avere tutte le precauzioni del caso, mascherine, distanziamento, con alcuni dati che ho trovato, che a marzo i tamponi effettuati erano 17.000, adesso sono 128.000, con una percentuale di positivi sui tamponi del 3,5 contro il 28%. Chiaramente siamo di fronte a situazioni differenti, però non bisogna mai abbassare la guardia, come si vede. I contagiati, per fortuna sintomatici, sono aumentati nell'Inter, e c'è questa ansia di Antonio Conte per il derby, in cui dovrà rinunciare a Skriniar e Bastoni e poi anche a Gagliardini e Nainggolan. C'è naturalmente una piccola speranza che si possa riavere in campo per la Champions, se arrivassero i tamponi negativi, però la situazione è abbastanza complicata, vedendo anche quello che sta succedendo a Ibrahimovic, che è ancora positivo, non ha ancora sconfitto definitivamente il virus, nonostante non abbia nessun sintomo, e dunque per avere poi l'ok dell'ATS ci dovranno essere due tamponi consecutivi negativi, e da lì in poi si potrà pensare a un ritorno in campo, che speriamo avvenga presto, soprattutto per i giocatori nerazzurri, ma che anche non arrivino altre brutte notizie con i risultati dei tamponi effettuati nella giornata di ieri. Chiaramente sono sempre meno i giocatori rimasti negativi, e ad Appiano Gentile, tolti Nainggolan e Gagliardini, rimangono i tre portieri Handanovic, Radu e Padelli, insieme a Young, Darmian e poi Vecino, che è a Barcellona a curarsi. Dunque adesso la situazione è molto complicata. Con i risultati del pomeriggio, speriamo di non dover fare un altro video per le ultime notizie, sicuramente non positive. Un Inter che si prepara a giocare il derby a porte chiuse, senza le coreografie che hanno sempre contraddistinto la partita più sentita a Milano, con anche questa ansia Covid, questa preoccupazione, questa rosa che pian piano si è ristretta paurosamente da XXL, con tante alternative in ogni ruolo, con queste assenze. Chiaramente Conte si trova nella situazione peggiore per preparare la partita, con due titolari su tre in difesa assenti, e dunque da rimpostare una retroguardia modello prima giornata contro la Fiorentina, con D'Ambrosio e Kolarov insieme a De Vrij, che però deve ancora giocare due partite con la sua nazionale olandese. La speranza che De Boer non lo impieghi troppo dopo la prima sconfitta con cui ha esordito l'ex allenatore dell'Inter sulla panchina dell'Olanda contro il Messico nella notte. Buone notizie per Sanchez, che ha perso contro l'Uruguay al 93esimo, però è tornato al gol con la sua nazionale, un'azione davvero bomber, lui in campo 90 minuti come Vidal,
ne ha giocato qualcuno meno invece Lautaro Martinez in coppia con Messi e Ocampos a completare un inedito 4-3-2-1 schierato da Scaloni contro l'Ecuador, Argentina che ha vinto 1-0 grazie a un rigore segnato da Leo Messi con Lautaro Martinez che è uscito al minuto 76, quindi si è risparmiato qualche minuto di partita. Notizie positive, bello parlare di calcio giocato. Torniamo alla formazione pre-derby, anche se tanti di voi mi scrivono che secondo, anche vista la situazione, sarebbe meglio forse passare a una difesa a 4 con D'Ambrosio e De Vrij centrali a questo punto e sugli esterni Hakimi e Young, che anche lui ad Appiano mi ero dimenticato, però mi sembra che Conte insomma la utilizzi solo come elemento di emergenza o per coprire le spalle a una squadra iper offensiva come è stato nel finale contro la Fiorentina, con in campo anche Sanchez con Lautaro e Lukaku in un iper Vidal, Nainggolan, vi ricorderete, Sensi, tutti in campo per cercare la rimonta impossibile che poi l'Inter ha trovato nei minuti finali proprio grazie alle invenzioni di Alexis Sanchez. Dicevamo, squadra già praticamente definita per il derby, incrociando le dita che non ci siano altre defezioni da Covid o anche da altri motivi, mancando già anche Sensi squalificato perché poi qualche giornale si è dimenticato. Un Brozovic che a questo punto ha grandi possibilità di tornare titolare e anche lui di restituirsi alla causa nerazzurra, con Vidal alle spalle di Barella che potrebbe giocare da trequartista avanzato come a Roma per andare a pressare alto e creare problemi all'inizio della manovra rossonera, con Hakimi e Young sugli esterni. Non credo che Perisic ancora venga schierato in un derby così importante, però a Roma contro la Lazio Conte lo ha fatto, quindi è sicuramente un ballottaggio Perisic Young sulla fascia sinistra, nonostante le difficoltà che ha avuto l'Inter in quella parte di campo. Non bisogna poi dimenticare anche la situazione di questo grande duello che ci sarà tra Hakimi e Theo Hernandez a tutta velocità, due ex madrileni che si sfidano a Milano nel derby. E poi naturalmente in attacco Lautaro e Lukaku, risparmiato dal CT del Belgio, però mercoledì è atteso da questa lunga trasferta in Islanda e poi il rientro ad Appiano, sperando appunto che non ci siano altre brutte notizie. Già è difficile preparare un derby, lo sarebbe stato anche senza le defezioni da Covid. Conte che riavrà tutti ancora solo giovedì prossimo per un defatigante e unico allenamento pre-derby che si giocherà sabato in anticipo alle ore 18 a San Siro, solo l'allenamento di rifinitura di venerdì, sperando che appunto che non ci siano altre notizie negative, che l'Inter non debba giocarsi subito il suo bonus rinvio di una partita così attesa, così importante come il derby. Dicevamo di Lautaro e anche parliamo un po' di mercato e dintorni, con le discussioni del rinnovo che non vengono ancora considerate una priorità in casa nerazzurra, nonostante la richiesta che era stata fatta già nell'incontro che c'era stato ancora prima della fine del mercato tra gli agenti di Lautaro e Ausilio e Marotta, di rivedere subito l'ingaggio di Lautaro, visto anche quelle che erano state le offerte di Barcellona e Real Madrid con gli agenti che avevano spinto per provare a monetizzare, a guadagnare sul trasferimento del loro assistito, cose che poi non si sono verificate col mercato bloccato di Barcellona e Real, che non hanno fatto colpi importanti, anzi proprio Real non ha
comprato nessuno a parte far rientrare dai prestiti diversi giocatori, vogliono andare all'incasso, chiedono un ingaggio a livello top, come pensano sia giusto anche dopo i tre gol, le prime tre giornate di Lautaro, vogliono un ingaggio come Lukaku, come Eriksen, da almeno 7 milioni. L'Inter è abbastanza lontana da queste cifre e ne offre 5 più bonus, e poi ci sarà il grande nodo clausola. Qualcuno ha detto di una clausola da 175 milioni anti-Juve con i dirigenti nerazzurri che vorrebbero anche addirittura toglierla. I due procuratori, agenti, non sono d'accordo su questa situazione. Un Inter che però penso che per un bel po' non vada ad affrontare l'argomento, anche per non creare turbative, dei nuovi altri tormentoni, articoli di giornale che possano minare anche la tranquillità di Lautaro, che ha iniziato proprio con la testa giusta, che si è rivisto, e questa forse è la cosa più positiva di questo inizio di stagione. Il Lautaro dell'anno scorso avrebbe anche fatto una doppietta senza quella deviazione decisiva contro la Fiorentina, sarebbe già a quota 4, diciamo 3,5, un inizio veramente come forse nessuno si aspettava dopo tutte le voci, le trattative, le spinte degli agenti per un suo trasferimento, cosa che non è stata possibile. Adesso è tornato in nazionale con Messi e vedremo quali che saranno i risultati, e sperando che Messi sia sempre più convinto a lasciare il Barcellona a fine contratto, a fine stagione, e che non torni a pressare Lautaro per raggiungerlo in quel di Barcellona. Comunque un Inter che per il momento è soddisfatta così, e anche se si dovesse presentare qualcuno con i soldi della clausola che rimane fissata a 111 milioni, sarebbe un'eventualità poi da vedere, verificare, con una plusvalenza, con Lautaro che a giugno sarebbe a bilancio a 10 milioni, quindi diventerebbe una plusvalenza da 101 milioni, quindi molto importante, anche se dovranno poi essere corrisposte le percentuali su una futura rivendita anche al Racing, che l'aveva venduto con questi accordi con l'Inter. Questa è la situazione. Vediamo un po' di messaggi per la posta che sono arrivati. Prima un'altra annotazione che è abbastanza importante, che anche del lavoro che è stato fatto, si sta facendo in casa nerazzurra, il fatto che secondo uno studio il valore della rosa dell'Inter adesso sia arrivato praticamente a quota Juventus, molto vicina, 690 il valore della rosa della Juventus, milioni, mentre l'Inter è arrivata a una quota di 685 milioni, e dimostra la bontà di tutto il lavoro che è stato fatto in casa nerazzurra nelle ultime stagioni, e anche in quella nell'ultima da Conte, nonostante qualche critico, però ci sono giocatori che hanno sensibilmente aumentato il loro valore, primo su tutti Lautaro, che Conte ha affinato, ha costruito, ha fatto diventare un top a livello mondiale. E questo è sicuramente qualcosa che bisogna dare atto al tecnico nerazzurro. Poi Bastoni, poi Sensi, poi Barella, poi lo stesso Lukaku a suon di gol, con i 35 segnati la passata stagione, i 3 di questo inizio, ha sicuramente aumentato il suo valore, che era già alto, però diciamo è arrivato a livello top assoluto. E dunque un lavoro che continua e che dà frutti assolutamente positivi. Sicuramente qualche anno fa, quando c'erano Obi, Kuzmanovic, Schelotto, tutti questi giocatori che sono transitati, non ce ne vogliano, però il valore della rosa dell'Inter è sempre stato molto al di sotto di quello della Juventus. Adesso il gap si sta accorciando. Andiamo a leggere qualche messaggio.
naturalmente sono tutti in chiave Covid dopo le defezioni di Skriniar, che forse non riuscirà neanche a vedere la nascita della sua bambina dal momento che dovrà rimanere 14 giorni isolato in Slovacchia, dove ha già iniziato il suo isolamento. Speriamo che non sia così. Gian Toro ci scrive: se sono solo quei quattro si può giocare tranquillamente il derby, e la speranza è appunto che rimangano solo quei quattro e che la situazione migliori. Poi diversi di voi, come Damiano76, iniziano già a parlare di un campionato falsato. Io però aspetterei. E poi Miro Mirotti: ste amichevoli non le capisco, delle nazionali e sicuramente non è il momento migliore. Poi con le possibilità di allargare, di portare i contagi in altre nazioni, e pensare che il Napoli non ha giocato per soli due positivi, ci scrive Enki, sicuramente è una situazione molto delicata. Lo stesso anche Daniele Gislao ci scrive: per secondo lui speriamo che finisca qui questa solita fortuna, campionato già partito malissimo, per me è già falsato. Mentre Jacopo non ha parole, Jacopo Bolzan dice: incredibile come in questi mesi mai nessun positivo tra staff e giocatori, che c'è il derby, inizia la Champions League, cominciano i primi casi all'Inter. Chiaramente è una situazione molto delicata anche in chiave Champions, con l'Inter che si prepara ad affrontare il Borussia Mönchengladbach in una partita già decisiva per il passaggio del turno tra quelle che dovrebbero essere seconda e terza del girone. Chiodo arrugginito vorrebbe bloccare il campionato, per lui non ci sono più le condizioni. Lo stesso Francesco mi scrive: situazione preoccupante in divenire, sarà un campionato dove prevarrà la squadra con meno o nessun positivo, non mi sembra una cosa regolare. Certo è che qualcosa bisognerà ristudiarlo, perché anche mi sembra che la situazione lo consigli. Ale Nerazzurro: buonasera, speriamo bene. Saluti dalla Baviera, ci scrive proprio da Mönchengladbach. Ale Nerazzurro, sempre presente dalla Germania come tanti di voi, e qui ne approfitto per salutare tutti quelli che ci seguono, e sono tanti, dall'estero, dal Messico, dalla Norvegia, dalla Germania, da tantissimi posti, dalla Thailandia, insomma da Londra. Ci sono tantissimi nerazzurri sparsi per il mondo che salutiamo, dall'America. Se ho dimenticato qualcuno scrivetemi, così andiamo a fare i saluti a tutti. Così come a Pina: non ci voleva, con questo virus non si scherza, non si scherza, la salute viene prima di tutto, speriamo che non vada avanti, che non si blocchi ancora tutto, in bocca al lupo, forza. E poi grazie Marco, e naturalmente ringrazio tutti voi che siete sempre qui presenti e attivi su questo canale. Adesso iniziamo la nostra solita rassegna stampa, cominciamo da Sport Mediaset con le ultime notizie, avendo fatto anche un punto sulle nazionali con le prove di Lautaro e di Sanchez, finito KO, Messi lancia l'Argentina, si parla di un anno di Pioli, attesa per l'emergenza Inter e i tamponi effettuati nella giornata di ieri, con delle parole che hanno lasciato un po' così, di Young, che ha detto: se mi chiamasse il Watford, la squadra del suo cuore con cui ha iniziato, lascerei subito l'Italia per il suo legame che ha con la squadra che lo ha lanciato. Genoa Faggiano a Verona con la primavera, facciamo 4-5 mesi di bolla come la NBA, questa è la proposta, e forse non è così stupida da parte del direttore sportivo del Genoa, per salvaguardare il campionato sarebbe una soluzione assolutamente a cui pensare, anche se 4-5 mesi poi in isolamento in una bolla sarebbero veramente abbastanza pesanti per tutti. E poi ladri nella maxi villa di CR7 a Madeira, derubato anche Douglas Costa a Torino, questi gli inconvenienti della sosta per le nazionali. Questo quanto
su Sport Mediaset iniziamo ad aprire i giornali. Attualmente si parla solo e soltanto di problematiche Covid per quello che riguarda l'Inter, Conte che spera di non avere altre defezioni con una possibile formazione tutta da vedere, da verificare. Andiamo al Corriere della Sera per fare un riassunto della situazione. Febbre derby è il titolo delle pagine sportive, sono 4 febbre virus derby, sono 4 i contagiati dell'Inter, Bastoni, Gagliardini, Skriniar e Nainggolan, 2 nel Milan, Ibra e Duarte, 6 giocatori in isolamento, creano ansia le due squadre che si sfideranno il 17 ottobre, l'infettivologo Galli, partita a rischio, mi aspetto di tutto. Piovono positivi sul derby a 8 giorni dalla sfida più sentita di Milano, match clou in chiave scudetto, le infermerie di Inter e Milan si riempiono, sono complessivamente 6 positivi al Covid, numero che pur non mettendo a rischio la disputa della gara crea allarme e disagi per i due allenatori costretti ad attendere con il fiato sospeso l'esito dei prossimi tamponi. Antonio Conte già alle prese con una difesa decimata dal virus dopo le positività di Bastoni e Skriniar, ieri ha dovuto fare i conti con nuovi contagi degli 8 giocatori rimasti alla Pinetina esentati dagli impegni con le nazionali. 2 hanno contratto il Covid, Nainggolan e Gagliardini, sono già in isolamento fiduciario presso la propria abitazione, proprio come l'azzurrino Bastoni rientrato a Milano. Skriniar invece è bloccato in Slovacchia, dove era con la sua nazionale, in quarantena individuale, asintomatico. Queste sono le notizie migliori. Difficilmente potrà lasciare il suo paese d'origine prima che siano trascorsi i 14 giorni dell'isolamento. L'Inter trema e fa gli scongiuri in attesa dei risultati dei test effettuati ieri ad Appiano. Incrociamo le dita. Dall'altra parte del Naviglio il numero dei contagiati è inferiore, ma contempla la presenza del giocatore simbolo Zlatan Ibrahimovic, che ancora positivo. Dopo il weekend, nel weekend verranno effettuati nuovi test. Dopo un secondo tampone negativo servirebbe l'ok dell'ASL per il termine della quarantena, quindi le visite mediche, nel caso poi una corsa contro il tempo per ritrovare la forma e duellare con De Vrij. Intanto il virus non guarda in faccia nessuno, 2 positivi nel Monza e poi anche la fuga dei nazionali juventini dal J-Hotel, violando l'isolamento fiduciario, ha determinato l'apertura di un fascicolo non solo da parte della Procura di Torino, ma pure della Procura federale. Il dibattito impazza in questi momenti, il protocollo non regge, ho la sensazione che ci sia un utilizzo di comodo della norma, dichiara l'infettivologo Massimo Galli. Derby a rischio, mi aspetto di tutto, aggiunge, prima di gettare un'ombra sulla sospensione del campionato. Non c'è settore produttivo che non debba prendere in considerazione l'idea di fermarsi. Proprio per rispondere a uscite simili, Gabriele Gravina sceglie di intervenire in maniera dura e diretta. Secondo il presidente federale, tutti dovrebbero fare un passo indietro nell'interesse generale del sistema. Il riferimento sembra anche al CT Mancini, che alla vigilia della partita con la Moldova aveva criticato il ministro della Salute Speranza. Si sono susseguite una serie di dichiarazioni che alimentano confusione e inutili tensioni. Secondo la FIGC, il protocollo validato dal governo è l'unica strada per portare in fondo il campionato. Noi ne chiediamo l'applicazione rigorosa per garantirci il prosieguo delle attività. Abbiamo intrapreso un percorso condiviso con i ministri Speranza e Spadafora e solo grazie al rapporto di fiducia e collaborazione che abbiamo instaurato potremmo fronteggiare le difficoltà. Siamo consci che una tale recrudescenza dei contagi, l'apertura degli stadi, deve essere messa in secondo piano. E speriamo proprio che si riesca a uscire da tutto questo casino, da questa pandemia che sembra essere tornata con ottobre e i primi freddi a creare problematiche. Dal Corriere della Sera ci trasferiamo alla Gazzetta dello Sport. Naturalmente gli argomenti sono sempre quelli. Malati di derby, la prima pagina della Rosea. La super sfida di sabato 17 è un'attesa mai così contagiosa. L'Inter altri 2 colpiti dal Covid, al Milan Ibra ancora non negativo, ma se i casi restano limitati la gara non è a rischio. Positivi anche Gagliardini e Nainggolan. E poi il punto, la responsabilità dei giocatori. Bolle più o meno violate, procure che indagano, giudici sportivi in attesa, tutto a causa della progressiva diffusione del coronavirus anche nel nostro
campionato con i giocatori che, a cui Andrea Masala, che scrive questo punto sulla Gazzetta, chiede responsabilità. Andiamo all'interno, prime pagine dedicate al Festival della Gazzetta di Trento. Chi ci sarà? Invece il titolo delle pagine dedicate al derby. Altri due positivi, Inter da ripensare, nel derby Brozovic è una difesa nuova, Gagliardini e Nainggolan hanno il Covid, allenamento annullato, nuove scelte di formazione in vista, Eriksen rincorre, che è tornata a sorridere, ha segnato su rigore contro le isole Faroe e sembra che la nazionale insomma gli abbia fatto bene. Oggi i risultati del secondo giro di tamponi, così sabato 17 si chiede la Gazzetta, che ipotizza già la formazione, che è quella che avevamo fatto prima anche noi, con Barella avanzato, Vidal e Brozovic alle sue spalle, Young e Hakimi esterni, De Vrij, D'Ambrosio e Kolarov davanti ad Handanovic e poi naturalmente Lukaku e Lautaro, mentre nel Milan Leao punta centrale con Brahim Diaz, Çalhanoğlu e Salihamidžić che sì, e poi Bennacer a proteggere le spalle, a destra Calabria con a sinistra Hernandez e Romagnoli e Kier davanti a Donnarumma aspettando Ibra e di recuperarlo. Chi è stato a parlare di rosa extra large dell'Inter, chi si è permesso, perché qui non è più così, perché Antonio Conte perde un pezzo dopo l'altro in vista del derby eppure della partita di Champions successiva, Bastoni martedì, Skriniar mercoledì, Nainggolan e Gagliardini ieri, terzo giorno consecutivo con un positivo almeno da registrare, una risorsa in meno su cui Conte, su cui contare, gioco di parole, gli ultimi due toccano il centrocampo e se Nainggolan non avrebbe comunque giocato titolare, però chissà, a partita in corso, il vero guaio riguarda Gagliardini che sarebbe stato in ballottaggio fino all'ultimo con Brozovic per una maglia dall'inizio, scelte che ci aggiornano, situazione in evoluzione, inutile spostare troppo in là i ragionamenti, nessuna previsione rischia di essere attendibile, la situazione è la seguente, Bastoni è rientrato a Milano ed è in isolamento, Skriniar sarà costretto a restare in patria fino al post derby, nei prossimi giorni faccio altri test, ci vediamo presto, spacchiamo tutto, ha scritto sui social, Gagliardini e Nainggolan sono nelle rispettive abitazioni a Milano, stamattina sarà noto l'esito del giro di tamponi effettuati ieri, dunque il secondo consecutivo per i giocatori rimasti in Italia. La speranza nell'azzurra che non emergano altre positività, ma è un'eventualità che non si può escludere. Nell'attesa Conte è stato costretto ad annullare la seduta programmata per ieri pomeriggio e per oggi è previsto l'ennesimo giro di tamponi, una seduta individuale per i sei giocatori rimasti disponibili, i portieri Handanovic, Radu e Padelli, Darmian, Ranocchia e Young, per i quali l'Inter ha ottenuto che svolgano l'isolamento fiduciario facendo la spola tra Piano Gentile e la loro abitazione. Si può preparare il derby così? No, si può almeno ragionarci su, certamente Conte lo sta facendo, difesa e centrocampo qui sono i nodi, con tanto di ripescaggi in vista, pensa un po', uno tra Brozovic ed Eriksen, i due giocatori a lungo discussi e considerati sacrificabili per tutto lo scorso mercato, partirà titolare sabato prossimo, fosse una corsa di Formula 1 si potrebbe dire che Brozovic ha un discreto vantaggio sul danese, potrebbe permettere a Conte di oscillare tra il 3-4-1-2 e il 3-5-2, i due moduli scelti per questa stagione, Eriksen sarebbe di fatto il primo e unico cambio in mezzo al campo, lui che via Instagram ci ha tenuto a rispolverare un sorriso grande, la nazionale è sinonimo di felicità, è bastato un rigore alle Faroe per rimettere in circolo un po' di energia positiva, quella che pareva aver sprigionato il 9 febbraio scorso, entrò nel secondo tempo nel derby e prese una traversa con una punizione incredibile, pareva l'inizio di una scalata, è rimasto un lampo che non ha mai fatto vera luce, luce che c'è ancora in difesa, ma siamo al limite anche qui, lunga vita De Vrij che ha perso i due titolari a suo fianco, D'Ambrosio e Kolarov sono pronti ma erano pure gli interpreti che tanto ballarono contro la Fiorentina, la guida di De Vrij è indispensabile, l'Olanda gioca domenica e mercoledì altre due partite con Bosnia e Italia e sarà bene che a distanza di 4 anni CT De Boer faccia una cosa buona per la sua ex squadra, magari risparmiando qualche minuto al nerazzurro, non c'è troppo margine, Ranocchia è stato in lista di sbarco fino all'ultima settimana di mercato, Darmian è appena arrivato, non ha fatto neppure un allenamento con la squadra al completo, i problemi a pensarci bene al momento sono più ad Appiano che fuori, considerato che i nazionali in giro per il mondo sono risultati tutti negativi eccetto Skriniar, problemi per un uomo che incrocia le dita, sembra quasi di vederlo e fa l'allenatore naturalmente, il riferimento è ad Antonio Conte,
ci trasferiamo con il protocollo sotto assedio, più contagi e confusione, ora il calcio riflette, si ritorna all'antico, il decalogo FIGC-CTS travolto dall'aumento dei positivi in A, Ricciardi, consulente di Speranza, bisogna cambiarlo, si pensa a un altro codice e sullo sfondo resta l'idea playoff. E a questo proposito vi chiedo che cosa ne pensate di una possibilità di cambiare proprio in corsa le regole, di affidarsi a un campionato con i playoff, un po' modello basket, NBA o altri sport. Sicuramente non è d'accordo Capello, che parla al Corriere dello Sport, che dà l'Inter come favorita con una Juve ancora in cantiere. Il titolo principale è Derby Antivirus, tra 8 giorni la partitissima di San Siro, il calcio sfida il Covid, Inter con 4 positivi, Ibra non guarisce, da FIGC non ci fermiamo. E poi 3 giganti pronti a tornare in gioco, Max, Allegri, Sarri e Spalletti, quelle grandi ombre sulle panchine calde, attenti a questi disoccupati che vogliono tornare subito al lavoro, Allegri, Spalletti e Sarri, calciatori, salvateci dai playoff, la ricetta di Don Fabio Capello. Il calo dei contagi ci ha distratti troppo presto, ma ho fiducia, il campionato proseguirà, se i giocatori si comporteranno da professionisti, le soluzioni d'emergenza sono una cosa, a me piace il torneo come si disputa da sempre, non bisogna per forza farlo strano, questa l'opinione di Capello. Poi Nainggolan e Gagliardini contagiati, Inter è allarme, oggi è prevista un'altra tornata di tamponi, se la situazione dovesse peggiorare i nerazzurri rischieranno di dover chiedere il bonus rinvio per la stracittadina. Poi indagine della Procura Federale sulla bolla interrotta in casa Juventus, Milan in ansia per Ibra che risulta ancora positivo, con Fagiano che, come leggevamo su Sport Mediaset, chiede di creare una bolla in stile NBA. Poi a pagina 12 Juve-Inter, la scalata, duello infinito, il valore della loro rosa è simile, le avvicina alla top 10 europea guidata dal Liverpool con 1,07 miliardi di euro. Poi c'è il Manchester City, Barcellona, Bayern Monaco 868, Atletico Madrid a 735. Prima di Juve Inter ci sono anche Manchester United, Chelsea, Paris Saint-Germain e Real. E poi la Juventus a 690 milioni e l'Inter a 685, che si avvicina con l'incognita fascia sinistra che potrebbe essere rinforzata in quella sessione prossima di mercato a gennaio. Siamo ai saluti con Tutto Sport, che parla naturalmente di derby in chiave Covid, le possibili soluzioni per Conte in emergenza, fuori anche il Ninja in prima pagina, e poi Pirlo come Pep e Zizou, le parole di Lucescu. Grazie ancora a tutti per l'attenzione, mi raccomando, sempre sintonizzati.